Beni immobili per un valore di 5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia a Siderno. I beni appartenevano ad Antonio Stefano, di 36 anni, sorvegliato speciale, che gli inquirenti ritengono un presunto affiliato all'andrangheta. La polizia ha sequestrato una villa di lusso, un terreno di 2.000 metri quadri ed in un allevamento con 16 cavalli e una quindicina di cani di razza. Il sequestro è stato fatto dalla divisione anticrimine della Questura di Reggio Calabria in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. Sarebbe stato ripreso da alcune telecamere l'omicidio del 48enne Carmelo Polito. Le immagini riprenderebbero i due killer mentre si affiancano alla vittima e lo freddano. E anche il figlio della vittima, che si trovava a fianco del cadavere in evidente stato di shock. Le telecamere sono quelle installate sul tetto della caserma dei carabinieri di San Gregorio, a circa 100 metri dal luogo dove Polito è stato ucciso. Il sostituto procuratore della Repubblica di Vibo, Michele Siergiovanni, ha disposto l'immediata acquisizione dei filmati. Avevano chiuso una strada pubblica con un cancello con sopra i cartelli strada privata e divieto di accesso per annetterla ai propri terreni, ma ieri mattina quel cancello è stato rimosso, non senza difficoltà, dagli agenti del commissariato di Palmi della polizia. Gli autori dell'appropriazione della strada, appartenenti alla famiglia di 'Ndrangheta, degli Alvaro di Melicucca e di Seminara, infatti, hanno protestato e cercato di impedire l'operazione senza riuscirci. La polizia ha liberato anche un'altra strada privatizzata. Una frana di grosse dimensioni ha interessato la zona industriale di Cosenza a Zumpano. Uno dei capannoni della catena Lidl, adibito ad attività commerciale, è stato investito da detriti e fango ed è stato evacuato per motivi di sicurezza, perché la frana ha portato con sé tronchi d'alberi, grossi massi argillosi e un traliccio dell'energia elettrica. L'evento era prevedibile, i magazzini infatti sono stati costruiti ai piedi di montagne d'argilla, sul posto i carabinieri. Tra i danni del maltempo che si sono registrati in questi giorni in Calabria, da registrare anche quelli alla discarica di Pianopoli nell'Ametino, che da ieri è chiusa. In particolare la pioggia insistente ha reso impraticabile l'area uffici e servizi della società che gestisce l'impianto. Non avrebbero invece subito danni le strutture che riguardano il conferimento di responsabili e quindi sono ottimisti per una prossima apertura dell'impianto, anche se si potranno avvertire disagi per i cittadini. Nel settore della sanità nel 2010 è stato richiesto un importo di danno di quasi 40 milioni di euro, con un aumento del 100%. Lo ha detto il procuratore regionale della Corte dei Conti, Cristina Astraldi De Zorzi, alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. Nel 2010 il numero delle citazioni per frodi in materia di fondi comunitari è stato pari a 62, con un incremento del 46% rispetto all'anno precedente, e i danni richiesti ammontano a 25 577 mila euro. Catanzaro ha rivolto ieri pomeriggio l'ultimo saluto all'ex procuratore capo Mariano Lombardi. I funerali del magistrato, morto a 76 anni dopo una lunga malattia, si sono svolti presso la Chiesa dell'Immacolata e celebrati dall'arcivescovo Monsignor Antonio Ciliberti. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo istituzionale. Subito dopo i funerali, la salma è stata trasportata presso la sede della Corte d'Appello per un momento di ricordo. La provincia di Catanzaro ha promosso al Museo Marca la seconda edizione del premio letterario Parole nel Vento, riservato alle opere inedite proposte sotto forma di narrativa. Al primo classificato sarà consegnato un premio di 5.000 euro, al secondo 1.000 e al terzo 500. Durante la conferenza è stato anche presentato il libro che ha vinto la prima edizione, Al rovescio, di Francesca Chirico. La storia, ambientata nell'abbadolato degli anni 50, racconta di una strada costruita da uomini e donne del paese che solo il veto di alcuni costrinse a rimanere utopia. Il Crotone Calcio, nelle persone del patron Gianni Vren e del presidente Salvatore Gualtieri, ha presentato ufficialmente Crotone Più, il programma completo con il quale la società intende identificarsi con il territorio di tutta la provincia. Le parole chiave del programma sono due: identità territoriale e comunanza. L'iniziativa porterà i calciatori rosso-blu in tutte le scuole della provincia, con lo scopo di invitare gratuitamente gli studenti delle elementari e medie allo stadio.